Guarda, io ho da ormai da qualche anno questo problema di capire e studiare e lavorare insieme a chi rispetto al trentennio d'oro ha qualcosa da dire e da pensare. E una cosa di cui difficilmente si parla per questo trentennio è l'entità e il tipo di conflitto che c'è stato, perché appunto spesso sembra che è il ciclo, no? che è finito, il ciclo che è iniziato, che è finito. Allora, i dati che sono riusciti a raccogliere mi dicono che nel decennio 59-68 gli scioperi, le ore di sciopero fatte in media ogni anno sono state di 89 milioni. Parlo del decennio 59-68. Nel decennio 69-78 i milioni di ore di sciopero che sono stati fatti in media ogni anno sono state 142 milioni. Nel 69, anno clou della vita conflittuale nel nostro paese, le ore di sciopero sono state 302 milioni. L'ultimo dato che pubblica l'Istat sul 2010, la conflittualità è stata di 5 milioni di ore di sciopero. Ed è un anno in cui stava un po' crescendo, perché si è arrivato a 2 milioni di ore di sciopero negli anni precedenti. Allora, questo meriterebbe un approfondimento, perché c'è da capire anche queste milioni di ore di sciopero se sono dovute all'aumento solo dei conflitti o anche della partecipazione ai conflitti, di quale il numero di conflitti. E la cosa soprattutto che andrebbe studiata e che è al di sopra dei miei mezzi è capire, siccome l'Istat avverte che si tratta solo di conflitti contrattuali e aziendali, no, quello che c'era di conflitto al di fuori di quello che era il conflitto aziendale e contrattuale. La mia esperienza, per esempio, io sono nato alla politica facendo le manifestazioni per il Vietnam, che era un conflitto decisamente politico, e ho concluso una parte della mia vita politica facendo le bollette dell'autoriduzione in un quartiere periferico di Roma. Le bollette in sei anni sono diventate da 80.000 a Roma a 280.000 in Italia. Ma fai le lotte per contro il taglio delle pensioni. Allora, io credo che, insomma, non si può prescindere da questi dati per capire che cosa è mancato, che cosa è stato insufficiente, perché dal conflitto non si è arrivati anche un passo più in là. Sono problemi che, tra l'altro, io mi sono vissuto personalmente, perché a me mi chiamavano il bollettaro, no? L'assistenzialista, e invece io pensavo che lì stavo facendo un'altra cosa oltre che la riduzione delle bollette. Quindi, però c'era l'ambizione di fare per esempio il controllo sociale sull'Enel, ci studiavamo i bilanci della CEA, no? E scoprivamo anche delle cose interessanti. Ora, non era questo era il discorso per cominciare e dire: tutto questo però, rispetto ad altre fasi, ha avuto una sedimentazione, ha avuto una scrittura, ed è stata la Costituzione italiana che incominciava ad attuarsi, perché è stato il trentennio quello in cui i diritti sanciti dalla Costituzione sono cominciavano a diventare esigibili. No? Scuola, sanità, pensioni, ma una serie di altre cose. E in che misura andavano in porto l'esigibilità di questi diritti? In gran parte grazie a dei movimenti. Io nella scuola ho vissuto personalmente delle cose che i partiti manco sapevano che erano. Nel 70 abbiamo approvato il governo, il Parlamento ha approvato la legge sul tempo pieno. I parlamentari non lo sapevano che era il tempo pieno. Il tempo pieno già viveva nella società, se lo faceva con il conflitto. I comuni erano costretti a aprire le sezioni di tempo pieno, i volontari se la facevano nelle parrocchie o nei sottoscala. Allora, tutto questo, se può non studiare
per chi invece si pone il problema poi, no, di che cosa, di come passare dal pubblico al sociale, secondo me bisogna che lo studiamo, e credo che studiamo anche come è possibile dimenticare che una sanzione costituzionale dei diritti, che sono, diciamo, la fotografia di un processo di centinaia d'anni, la mutualità che per esempio si manifesta oggi nelle pensioni, nel sistema pensionistico pubblico italiano, è una mutualità che ha perlomeno un secolo di storia ed è diversissima, ed è sbagliato chiamarla welfare, che era la lotta alla povertà e all'ozio, no? Mentre invece da noi era il diritto, era il diritto, era tutt'altra cosa, no? Dalla lotta alla povertà all'ozio. Quindi la mia cosa, il mio interesse è che queste cose si affrontino, perché sono un'arma importante per chi deve affrontare poi i problemi che Piero si pone di come, no, anche realizzare un diverso tipo di società, e soprattutto quello che mi interessa di più, perché anche lì ci sono degli episodi importanti. Io la riforma della scuola, degli organi collegiali, era un tentativo di dare uno sbocco di democraticità alla gestione di un grande servizio pubblico in pieno sviluppo. Allora sono triplicati il numero degli insegnanti, sono raddoppiati il numero degli insegnanti, trasformazioni enormi ci sono stati. Che esito ha avuto? Lo Stato e l'amministrazione hanno subito tentato di bloccare, no, tutto quel processo che poteva iniziare. Vi ricordo che nel 78 all'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale ci aveva gli organi collegiali esattamente come li avrebbe avuti, come li aveva avuti la scuola, cancellati nel giro di un iter parlamentare, no? È bastato. Quindi non è che non ci siano stati semi di una cosa che poi non siamo riusciti a realizzare, però secondo me partire da quelli non è un'opera vana.